Dopo il mio contributo sul beato Pino Puglisi, il sacerdote palermitano ucciso dalla mafia nel 1993, che ho avuto anche il privilegio di avere come insegnante di religione negli anni del liceo, le edizioni Messaggero di Padova hanno pubblicato un mio nuovo scritto sulla figura del servo di Dio Rosario Livatino. In questo libro, Rosario Livatino, sotto lo sguardo di Dio, così è il titolo, dopo un breve excursus sulla sua vita, presento gli scritti del giovane magistrato, accompagnati da piccoli commenti, con una scelta di titoli volti a porre in risalto la sua preziosa testimonianza per tutta la comunità civile e cristiana. Infine, propongo alcune delle annotazioni principali che furono trovate nelle 7 agendine utilizzate da Rosario Livatino, annotazioni che descrivono, seppur sinteticamente, gli stati d'animo, le gioie e le preoccupazioni vissute dal giudice fino a 10 giorni prima della sua barbara uccisione. Oggi, in una società dove interessi privati e prevaricazioni mafiose sembrano avere la meglio, la figura del giovane magistrato Rosario Livatino è un richiamo molto importante per le nuove generazioni. L'esperienza di fede cristiana e la vita di Rosario Livatino, come lui stesso riportava nelle sue agendine con una abbreviazione, furono vissute con l'evidente consapevolezza di trovarsi a casa come in un'aula di un tribunale sub tutela Dei, sotto lo sguardo di Dio. Nel mio libro racconto un episodio. La rettitudine di Livatino nell'amministrare la giustizia non veniva mai meno. Il giorno dopo Ferragosto, recandosi personalmente a carcere Petrusa di Agrigento, il giovane giudice notificò l'ordine di remissione in libertà di un detenuto, suscitando la sorpresa dei presenti. Signor giudice, esclamò infatti un agente di polizia penitenziaria, poteva aspettare lunedì. Livatino con estrema semplicità rispose: questa persona ha pagato il suo debito con la giustizia e ha diritto alla sua libertà. Livatino non cercava consensi, tenendo a rigorosa distanza tutto ciò che potesse esporlo alle luci della ribalta. Operava in silenzio, dichiarò Giovanni Marino, presidente dell'Ordine Forense, con modestia, con riservatezza, nel rispetto assoluto di quanti erano sottoposti alle sue indagini e nello scrupoloso adempimento dei suoi doveri di magistrato, illuminato nella sua opera da una profonda fede cristiana che contrassegnò tutta la sua giovane eppur intensa esistenza. Il custode dell'obitorio, dopo l'uccisione del giudice Livatino, ricordava in lacrime tutte le volte che lo aveva visto fermarsi in preghiera davanti ai cadaveri di alcuni fuorilegge di cui si era occupato in qualità di procuratore al Tribunale di Agrigento. Un gesto di pietas cristiana che Livatino viveva con semplicità e robustezza di fede e che nel ricordo del custode dell'obitorio diventa un'importante testimonianza di completa adesione al Vangelo. Desidero ringraziare per l'attenzione e la sensibilità verso questi temi incarnati nella vita del giudice Livatino e che rilanciamo all'attenzione di tutti i nostri giovani.